Buongiorno Rosa, ne approfitto, rubo giusto 30 secondi per salutare Rossella e per ringraziare Rossella di aver accettato l'invito di essere presente qua stamattina in apertura di giornata. Ciao Rossella. Infatti, caro, ciao, grazie a voi. Grazie del tuo contributo, grazie di essere qua. Rosa, io ti lascio partire, rimango vigile qua dietro le quinte ad ascoltarvi. Va bene, ok, perfetto. Dopo, grazie. Appena ci dai il via, Vai, partiamo. potete Aspetta, ma c'è partire. Fusi? Daniele Fusi c'è? Sì, presentissimo, presente. direi. Ah, ok, Buongiorno Daniele. perfetto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ok. Vai Rosa, parti pure. Buongiorno a tutti, ci troviamo come di consueto oggi è comunque la chiusura di queste giornate che abbiamo trascorso insieme e sono veramente molto molto emozionata. Devo dire che è stato un percorso formativo e mi ha aiutato anche a incrementare le mie skills e a confrontarmi con i miei limiti. Quindi grazie Stefano per questa occasione che mi hai dato. Vedo che ci sono diverse persone che si sono collegate, grazie soprattutto a loro perché sono le 9 del mattino, insomma, quindi sono stati, come dire, rispettosi del tempo. Sono in collegamento, come sapete, oggi c'è l'intervento di due personaggi che si occupano del mondo no profit, con profili diversi, e incomincerei dando il buongiorno a Rossella Cervero. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie Rossella per aver accettato questo invito. Chi è Rossella? Rossella si occupa di comunicazione sociale e di CSR da oltre 20 anni. Ha fondato una grandissima realtà che è Coinetica, prima realtà italiana dedicata al CSR, sviluppo e comunicazione della responsabilità d'impresa. È una docente dell'Università di Studi di Milano, è autrice di libri sulla sostenibilità. Insomma, ne hai fatte di cose, Rossella, nella tua vita. Potrei andare avanti ancora per un po', ma non voglio rubare questo tempo prezioso, anche perché ho tanta voglia di ascoltarti. Tu ci parlerai della sinergia tra il mondo profit e no profit, che in questo periodo storico, assume ancora una maggiore importanza. Prego, Rossella. Sì, grazie. Ho preparato alcune slide, vediamo se riesco a condividere. Le vedete? Ecco. Naturalmente si è aperta l'ultima anziché la prima, ma questo Vabbè, succede così. È il bello della diretta, come si usa dire, no? Ecco, rispetto alla presentazione che ha fatto Rosa, volevo solo aggiungere che da giugno dell'anno scorso sono presidente della FERPI, che è l'associazione dei colleghi che si occupano di relazioni pubbliche. Siamo circa 800 in Italia e tra i nostri colleghi c'è anche Stefano Saladino, quindi abbiamo colleghi che si occupano di tante cose diverse all'interno del grande mondo della comunicazione e direi anche un buon numero di colleghi che lavorano nel no profit, oltre ad avere tanti colleghi che sono attivi nelle imprese o hanno agenzie o lavorano nella pubblica amministrazione. Ecco, la mia riflessione parte da una parola che è la parola metamorfosi. Devo dire che io ho cominciato a usare questa parola, ma veramente tanti anni fa, dopo aver letto un libro che è Metamorfosi del mondo di Ulrich Beck, che è un sociologo tedesco morto alcuni anni fa, in cui diceva che la società doveva per forza modificarsi, ma non con dei cambiamenti superficiali, ma andando un po' alla radice. Ecco, rileggendo queste parole oggi, al tempo del coronavirus, direi che sembrano ancora più attuali.
perché allora non eravamo in una situazione di drammatica emergenza come siamo adesso, però la necessità di una trasformazione che deve essere soprattutto culturale era già evidenziata. Naturalmente questa trasformazione deve prevedere consapevolezza, impegno, rapidità d'azione. Ecco, ho aggiunto rapidità d'azione perché, come molti esperti dicono, siamo in estremo ritardo. Voi non so se voi conoscete il Club di Roma. Il Club di Roma è stata un'organizzazione che 52 anni fa, fatta da economisti, scienziati, ma anche uomini della politica, aveva previsto quali erano i problemi e aveva anche indicato delle soluzioni. Bene, noi abbiamo perso 50 anni, adesso per forza è necessaria una rapidità d'azione. Che cosa vuol dire una metamorfosi? Vuol dire che le imprese devono cambiare il loro modo di fare impresa, ma anche gli enti di terzo settore devono ripensare alle modalità per agire e portare avanti la loro missione. E soprattutto la pubblica amministrazione deve avviare un percorso di innovazione. Sappiamo che, anche parlando dell'Agenda 2030 dell'ONU, mentre ci sono dei passi avanti abbastanza rapidi da parte delle imprese e in alcuni casi anche delle no profit, la pubblica amministrazione è quella che va più a rilento. Quindi l'innovazione deve accelerare. La collaborazione diventa sempre più importante. Anche la stessa Agenda 2030, non so se ricordate, il 17° obiettivo, l'ultimo, parla di networking, cioè della necessità di affrontare le sfide che sono sempre più, direi, urgenti, in modo diverso. Per cui dobbiamo per forza metterci con gli altri, aprirci, ragionare sulle possibili soluzioni. E io, nella mia esperienza, occupandomi anche di questi temi da tanti anni, ho visto che negli ultimi anni è cresciuta la capacità di fare collaborazione attiva tra profit e no profit. E poi sono in contatto con tante reti di imprese sostenibili e devo dire che molte di queste reti sono multi-stakeholder, per cui hanno al proprio interno anche delle associazioni no profit e degli enti locali. Ce ne sono tanti sui territori. Io le conosco perché, organizzando il Giro d'Italia della CSR, che anticipa il salone che poi è alla fine di settembre in Bocconi, vediamo come sarà organizzato, siamo qua in attesa di capire cosa succederà, però queste reti di imprese che hanno per esempio Veneto Responsabile a Padova, Impronta Etica a Bologna, Ethic Lab a Genova, hanno capito che fare rete sui territori migliora la capacità di fare networking e migliora anche il risultato finale. Quindi sta cambiando, dicevo, il rapporto tra profit e no profit. Quello che dico è un po' quasi ovvio, però mi piace ricordarlo. Si è passati da una forma di charity, se volete, a una forma più evoluta, che era per esempio il volontariato d'impresa, alla coprogettazione. Questo è la frontiera alla quale tendere, diciamo l'obiettivo al quale tendere. Cioè succede già, non è che non ci sia, però sarà sempre più urgente, sempre più necessario lavorare insieme e innovare le collaborazioni anche con una lente, diciamo, di innovazione e di sperimentazione. Certo che anche qui il rapporto tra i due partner, l'impresa e l'ente di terzo settore, deve partire da presupposti chiari: rispetto, condivisione, trasparenza. Io non mi stancherò mai di dire che la trasparenza nei rapporti è sempre fondamentale in qualsiasi tipo di rapporto, ma soprattutto tra un'impresa e una no profit si deve basare il rapporto sulla fiducia. La fiducia come fai a ottenerla? Essendo trasparente, quindi capite quanto è importante la trasparenza.
anche parlando di cooperazione internazionale, voi sapete che la legge della cooperazione internazionale, per esempio, richiede, vede bene, insomma, la partecipazione di aziende for profit all'interno dei progetti di cooperazione, e quindi si può ragionare tra impresa e ente di terzo settore per capire come lavorare insieme anche in situazioni complesse come possono essere quelli dei paesi del sud del mondo. C'è una frase che io dico spesso: oggi non possiamo più considerare la partnership triangolare nel nord del mondo, quindi l'impresa, l'ente di terzo settore e la pubblica amministrazione. Così come non possiamo più considerare questa triangolazione a sud del mondo. Le triangolazioni oggi non sono sufficienti. Dobbiamo pensare quanto siamo incrociati, quanto le azioni fatte al nord del mondo influenzano il sud e viceversa. Quindi partnership anche molto più articolate e, se vogliamo, anche più difficili da gestire, perché parliamo di culture diverse, di finalità e di strumenti diversi. Però in generale sta crescendo anche la partnership pubblico-privato. In particolare in alcuni territori ci sono dei soggetti che si mettono veramente insieme per promuovere la comunità, la salvaguardia ambientale, il benessere delle persone, in una logica anche qua di concretezza, ma anche perché si deve sapere qual è l'impatto che questa azione può portare. Naturalmente noi ci auguriamo che siano sempre impatti positivi, ma se ci fossero degli impatti negativi è bene conoscerli per rimediare. Vi faccio 3 o 4 esempi veloci, alcuni magari sono anche esempi conosciuti. Un progetto che a me piace molto è quello che sta facendo da qualche anno Bricolage del Cuore, quindi Leroy Merlin, e pensate che è molto più di un volontariato d'impresa, perché certo sono le persone che lavorano in azienda a dare il loro tempo, l'azienda paga il tempo di queste persone che invece lavorano a favore della comunità. Ma la cosa bella è che come un circuito che si autoalimenta. Oggi si aiuta a ricostruire o rimbiancare una scuola, domani tutti insieme si aiuta a gestire un giardino. Quindi una capacità di ingaggio che è trasversale rispetto ai dipendenti, a volte anche ai clienti che offrono per esempio materiali, a volte fornitori, ma soprattutto la comunità. Attenzione e cura del territorio, questa azienda che è un'azienda... Rosa, va tutto bene? Mi sentite? Sì, ok. È un'azienda che fa meccanica di precisione, che anni fa aveva recuperato un fiume vicino all'azienda, perché che continuava ad esondare, quindi aveva creato delle barriere protettive, creato delle piste ciclabili, creato uno sviluppo di quel territorio in modo molto innovativo. Recentemente ha anche ristrutturato questa abbazia per aiutare diciamo il turismo delle Marche a ridecollare. Oppure, sono esempi molto diversi, Callipo, che produce un tonno tra l'altro anche molto buono, di alta qualità, che da anni lavora con il penitenziario di Vibo Valentia, affiancando ai detenuti i loro collaboratori nella creazione dei pacchi di Natale. È un modo per dare un po' di soldi a chi sta in carcere, ma soprattutto di avvicinare i dipendenti anche a questa realtà. Un aiuto anche in questo caso per la comunità. O Sofidel, che gestisce con una ONG internazionale, che è WaterAid, dei progetti a favore delle donne sui temi dell'educazione alla corretta igiene, e fornisce supporto per l'acqua pulita. Lavazza che da qualche anno ha lanciato questa linea di prodotti di caffè che si chiama Tierra, ed è una linea che sottolinea l'impegno dell'azienda per i produttori locali.
anche in questo caso per me è una partnership, non è una donazione, perché la Vazza ovviamente aiuta economicamente i coltivatori di caffè, però in cambio ha anche una qualità di prodotto più buono. Quindi vedete che in questo caso ci sono vantaggi sempre per tutti. Rossella? Sì. Scusami, vorrei evidenziare questo passaggio che hai fatto, no? La differenza che sicuramente adesso ci illustrerà è partnership e non donatori. Sì. Sì, è un po' il discorso che sta alla base di questo mio intervento. Chiedere una donazione per sostenere un progetto va bene, lo si è sempre fatto, ci sono aziende ancora disponibili a dare una donazione, però sempre di più le aziende chiedono di lavorare in partnership, quindi di fare dei progetti dove profit e no profit ragionano insieme per ottenere ovviamente dei risultati a favore della comunità o dei lavoratori o delle comunità locali in questo caso, ma soprattutto per avere dei vantaggi che devono essere chiari. Cioè profit e no profit devono, come ho detto prima, lavorare per essere il più possibile trasparenti. Un altro esempio che va in questo filone, diciamo, è quello di Adidas che da 5 anni sta gestendo insieme a Parley, che è una grande organizzazione americana, è una ONG americana che si occupa della lotta la plastica nei mari, recuperano la plastica e realizzano le scarpe piuttosto che dei fili, dei tessuti con i quali producono i loro prodotti. Certo, sono piccole cose rispetto alla gravità del problema della plastica negli oceani, però da qualche parte bisogna cominciare e il fatto che ci siano queste iniziative in qualche modo è incoraggiante. Oppure iniziative, se vogliamo, un po' più tradizionali, come quella che fa A2A, ma anche altre aziende che distribuiscono energia fanno azioni simili. A2A, con la Fondazione Cariplo, ha attivato già da qualche anno questo banco dell'energia e mi diceva ieri la responsabile di A2A che proprio in questo momento le fragilità di chi non paga la bolletta emergono ancora di più e quindi chi ha sempre pagato per esempio la bolletta e improvvisamente smette di pagarla non è neanche stato magari segnalato ai servizi sociali perché non è classificato nella povertà assoluta. Però è un segnale molto grave e quindi A2A intercetta e aiuta queste persone. Oppure questo esempio abbastanza famoso di Costa che nel 2018 ha iniziato a raccogliere tutte le eccedenze alimentari nelle navi da crociera. Mentre raccoglie le eccedenze alimentari sulla terraferma è complesso, però fattibile, sulle navi da crociera è molto più complesso. E il fatto che loro abbiano stretto una collaborazione anche non solo col Banco Alimentare, ma con Slow Food e l'Università di Pollenzo, oltre che con Cittadinanza Attiva, fa capire come questa complessità viene sviluppata e a volte risolta grazie alla collaborazione di tanti. Quindi vi ho fatto proprio degli esempi di molto diversi che però sottolineano quanto è importante anche sperimentare modalità nuove, perché comunque per l'impresa è interessante collaborare con un ente di terzo settore, perché se vuole essere accettata come attore sociale deve dimostrare di essere attenta anche a questo tipo di collaborazioni. E poi deve, a me piace dire, deve avere sempre le orecchie aperte, no? Le antenne drizzate, perché deve cercare di capire quali sono i desideri delle persone e cercare anche di valutare prima dell'intervento e poi anche dopo l'intervento quali sono gli impatti prodotti dai suoi interventi, infatti anche in collaborazione con un'organizzazione no profit, sulla qualità della vita della comunità. Ecco, come sapete, la parola impatto
molto sarà una delle parole più utilizzata anche nei prossimi mesi. La valutazione dell'impatto dovrebbe essere quasi obbligatoria, nel senso che dovremmo sempre, anche nelle nostre azioni quotidiane, quando dico una parola, devo pensare che impatto avrà quella parola. Pensate addirittura quanto è importante fare un'azione a favore della comunità senza ragionare su che impatto può avere. Quindi, ripeto, la parola impatto, secondo me, diventerà sempre più strategica. Ripeto ancora un'altra parola che è molto usata e che lo sarà sempre di più, che è la parola trasparenza. Mi piace dire che oggi tutte le organizzazioni, non solo le imprese, anche gli enti di terzo settore, sono case di vetro esposte al giudizio degli stakeholder. Quindi devono essere sempre più trasparenti e mettere lo stakeholder, chiunque, qualunque esso sia, dal dipendente al fornitore al cliente, in grado di capire quali sono le strategie che l'organizzazione si è data e come le sta mettendo in atto. Quindi trasparenza, altra parola chiave. Fino a poco tempo fa, per un'azienda la parola sostenibilità era qualcosa di, come dire, opzionale e da valutare se necessario. Oggi non è più così. Oggi sostenibilità e competitività sono diventati due termini complementari. Ora, non è per tutte le aziende così, ben inteso, abbiamo aziende molto più avanti in questo processo verso lo sviluppo sostenibile, altre più indietro. Però si sta capendo che essere sostenibili vuol dire anche essere più competitivi. La paura che abbiamo in molti, espressa anche da Enrico Giovannini, ma non solo da lui, è che quando si ritornerà alla cosiddetta normalità, ci sarà talmente un'emergenza economica che si dimenticheranno i problemi sociali e ambientali. Io non credo che sarà così, non sarà più possibile riprendere i modelli che abbiamo lasciato prima dell'emergenza coronavirus. Bisognerà per forza considerare le tre dimensioni economico, sociale e ambientali per ripartire col piede giusto. Perché comunque per qualsiasi organizzazione, io adesso citavo l'impresa, ma anche una pubblica amministrazione, anche un ente di terzo settore, essere responsabili significa migliorare la reputazione, fidelizzare i clienti, fidelizzare i dipendenti e soprattutto aumentare il cosiddetto capitale relazionale. Capitale relazionale è il capitale intangibile che oggi anche gli investitori considerano importante. Pensate che fino a qualche anno fa si diceva che la valutazione di un'impresa era fatta per l'80% dal capitale, dagli asset tangibili e per il 20% da quelli intangibili, tra cui la reputazione. Beh, oggi è esattamente il contrario. Quindi gli intangibili, il capitale relazionale che può essere anche rafforzato grazie alla collaborazione con un no profit, cresce di valore. Per tutti gli attori diventa importante avere reti aperte, ma a me piace dire avere la testa aperta, perché se noi ci abituiamo a pensare che dagli altri possiamo imparare, avremo anche un approccio diverso. Quando per esempio si parla di stakeholder engagement, si parla di uno strumento che una volta era fatto per dovere, preparo il bilancio sociale, poi chiamo gli stakeholder e glielo presento. Oggi non è così, perché così vale poco. Oggi vuol dire chiamare gli stakeholder, quindi tutti i soggetti, tutti i portatori di interesse che hanno a che fare con quell'organizzazione e condividere con loro le scelte prima, non presentargli il bilancio sociale dopo. Quindi integrare, aprirsi, si parla di social innovation, si parla di collaborazione in modo veramente nuovo, veramente più efficace. E per chiudere questa riflessione, poi lascio qualche minuto se ci sono delle domande, la mia chiusura è proprio questa. L'obiettivo tra profit e no profit è ovviamente cercare di realizzare iniziative a favore della comunità, a favore anche delle comunità
dall'altra del sud del mondo, no? Se fosse un progetto internazionale. Però la differenza è che oggi la coprogettazione deve considerare anche la dimensione della sostenibilità economica di quel progetto. Troppi progetti sociali finiscono quando finisce l'accordo, quando finiscono i soldi. Non va bene, bisogna studiare tra profit e no profit dei progetti che siano capaci di autoalimentarsi anche quando il finanziamento, se è un finanziamento pubblico o privato, finisce e invece il progetto per il bene della comunità, per il bene della società, deve andare avanti. Bene. Sono stata nei tempi, Rosa? Sei stata più che nei tempi, perfetta direi. Allora, io vado subito, delle mie piccole osservazioni. È stato molto interessante il suo intervento. Io sono estremamente convinta che lo SDROI sarà uno dei parametri di valutazione dell'impatto sociale importantissimo, tra l'altro ce lo insegna ormai da tempo anche la comunità europea, dove occupa un ruolo importantissimo nella progettazione e nella valutazione di un progetto. Hai parlato anche di trasparenza, ricordiamo che l'ANAC già con il decreto legislativo 33 del 2013, che l'altro poi modificato nel 2016, ha puntato sulla trasparenza, della parte della pubblica amministrazione, che in qualche modo comunque si riflette anche sul privato. Poi hai accennato dell'equilibrio di Pareto, cioè dire 80 sta a 20 come 20 sta a 80, ce lo ricordiamo, giusto anche questo, tutto questo parametro va un po' cambiato, le dimensioni stanno cambiando e variando. Io ti dico un po' di osservazione, c'è Salvatore che mi fa questa osservazione, come mai la pubblica amministrazione sottovalutano la collaborazione e la progettazione condivisa nei vari settori con le no profit, molto spesso tendono a servirsene e strumentalizzarle? Sì, hai ragione, è un problema, bisognerebbe chiamare un referente della pubblica amministrazione a rispondere. Io posso dire che molte organizzazioni che fanno servizi per le persone si sono viste tagliare le convenzioni, no? E questo ha prodotto dei gravi danni, non solo per l'organizzazione no profit, ma anche per la comunità. Bisogna far capire agli enti pubblici che la sussidiarietà deve essere una sussidiarietà circolare e che quindi la collaborazione con le associazioni, adesso per esempio in mente Hauser che fa servizi per gli anziani, ma ce ne sono tante altre, servizi per i disabili eccetera, sono fondamentali, quindi cercare di fare una pressione collettiva anche per far capire alla pubblica amministrazione che il terzo settore, una volta scherzando con alcuni colleghi di un ente di terzo settore, abbiamo detto sul serio fate sciopero, cioè quando ancora non c'erano questi problemi economici, smettete per un giorno di fare tutto quello che fate per la comunità. Forse è il modo per far rendere conto alla pubblica amministrazione l'importanza del vostro lavoro. Certo, guarda, io lavoro all'Università di Bari, quindi faccio parte della pubblica amministrazione e mi assorbo anche la normativa che comunque ci disciplina. Oggi lo Stato, il welfare, non ha ancora avuto questa sensibilità e lo si evince anche dal fatto che molti ambienti pubblici, in questo periodo, tra l'altro si è messi in evidenza, manca l'ufficio del fundraising. Gli ospedali si sono visti praticamente donare migliaia di euro ed erano impreparati anche ad accettarli, come accettarli, come gestirli, quale normativa doveva essere rispettata, perché una delle principali è quella dell'antiriciclaggio, no? Lo ricordiamo. Pertanto sì, forse questo scossone che stiamo vivendo ci porterà, o meglio, porterà chi decide per il nostro futuro nella gestione, nell'organigramma della pubblica amministrazione, che un ufficio di fundraising deve esistere e deve in qualche modo incanalare le sinergie del privato con il mondo no profit, vitale per la sopravvivenza dell'Italia. Allora, io poi ci sono altre osservazioni, c'è Emanuele che chiaramente dice e sostiene che gli ambienti tra
l'ambiente non può essere lasciato in un angolo in questo periodo, sintetizzo così, i complimenti, va bene, diciamo che... ecco, possiamo rivedere gli esempi di partnership, ad esempio a Dura. Guardi, Nicole, io penso, non so se Rossella poi le lascerà le slide. Sì. Perfetto, quindi sì, ve le lascio. Nei canali che insomma sono tutti noti, Stefano forse le ricorderà, YouTube, LinkedIn, Facebook, insomma, no, forse, non lo so, però forse dopo una sciocchezza, ma eventualmente sarò corretta. Io volevo, prima di dare a Daniele e tutti la parola, ringraziare nuovamente Rossella, grazie per averci dato il buongiorno in questi termini, ci hai dato diverse riflessioni e come sostengo io si riflette oggi per poter significare il nostro domani dopo la pandemia. Volevo condividere con voi questa slide, che lo faccio sempre Rossella, ma per me era molto emozionante oggi averti online, devo confessarti con Daniele, che sono due grandi possibilità e me lo sono scordata. Quindi ne approfitto adesso, dopo pochi secondi, per la prima volta all'Università di Bari sto organizzando per il 1 e 2 ottobre il Festival del Crowdfunding, sperando che si possa realizzare, io sono positiva, sono positiva e voglio crederci, per cui chiunque fosse interessato mi può contattare su LinkedIn se dovesse volere altre informazioni. Quindi l'ho detto, quindi stop alla mia share e a questo punto buongiorno a Daniele, che ancora però vedo che hai il... Ah, ok, perfetto, sono, Daniele. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie ancora anche a te per aver accettato questo invito, so che le giornate sono molto piene, per cui soprattutto alle 9 del mattino è stato ancora più impegnativo. Allora... ci siamo fatto delle chiacchierate, devo dire, con te, prima di capire in che modo incanalare insomma questo tipo tuo di intervento, mi ha dato diversi punti di riflessione e in particolare ci siamo un po' soffermati sulla differenza tra gli enti sanitari che sono stati coinvolti direttamente durante questo periodo. E poi abbiamo riflesso anche su come è cambiata la comunicazione. Ieri c'è stato anche un intervento sui social media che è stato molto apprezzato. E come sta cambiando e come cambierà il tipo di raccolta fondi. E soprattutto come dobbiamo vederci per il futuro. Cioè la nostra vision del no profit è diventata mission perché comunque si deve un po' mutuare. Aragorn mi ha colpito molto perché è il protagonista del Signore degli Anelli. È stata fondata grazie alla volontà di Stefano Sanfilippo, il quale ha definito degli ingredienti fondamentali per poter vincere le sfide del marketing e si è focalizzato su alcuni termini, la passione, la creatività e anche il fatto di mettersi in gioco rispettando in modo rispettoso e in modo umile. Non so se mi sono dimenticata qualcosa, no. Anche con te avrei dovuto dire tante altro, ma mi fermo qua. Passa la parola, Daniele. Ma sì, giusto due parole, perché hai toccato, secondo me, nella presentazione di Aragorn, uno dei temi essenziali, che è proprio quello da dove viene il nome e perché Stefano... Nel 94 ha scelto quel nome e quel personaggio del Signore degli Anelli, che sicuramente c'è una passione per il mondo tolkieniano, ma non è solo quello. Proprio perché Aragorn all'inizio del romanzo si mette nei panni, si traveste da gran passo, si mette nei panni della gente comune, lui che è un re, per capirli. Che è la cosa che Aragorn prova a fare da 25 anni, mettersi nei panni del terzo settore per capire da vicino e per poter poi supportare. Noi siamo una società di consulenza che ha all'attivo circa 80 clienti al momento, di cui la stragrande maggioranza sono realtà senza scopo di lucro. Facciamo questo da 25 anni, siamo partiti con gli eventi, perché era l'esperienza che Stefano aveva fatto precedentemente, e poi da lì a poco abbiamo cominciato a capire che il tema principale del terzo settore era la sostenibilità, quindi dove si ritrova, dove trovavano le risorse, dove si potevano trovare risorse per poter poi fare le varie attività, e da lì si è sviluppato il nostro
il nostro percorso. Quindi il nostro vantaggio rispetto alla situazione attuale, che poi credo sia uno dei motivi per cui veniamo chiamati sia da voi, e naturalmente vi ringrazio, sia da altri media, è che involontariamente siamo un osservatorio. Siamo un osservatorio di quella che è la realtà del terzo settore in questo momento, semplicemente rapportandoci con quelli che sono i nostri clienti. E in questa situazione particolare di crisi stiamo osservando una serie di dinamiche che poi sono, diciamo, il tema di questo racconto. Vi copio in chat due ricerche, vi metto i link a due ricerche secondo me interessanti. In realtà sono due sono ricerche, poi c'è un'analisi del Corriere della Sera, appunto, dove quello che si è andato a vedere è: ma la donazione in questo periodo come si è comportato, il donatore come si è comportato? Ed è interessante vedere due fenomeni. Il primo è quello della grandissima generosità verso gli ospedali e i centri e gli enti di ricerca direttamente coinvolti nella gestione e nella ricerca sull'emergenza Covid-19. E questo è stato, ha una dimensione importante, perché parliamo di quasi mezzo miliardo, di più di mezzo miliardo di euro raccolto in questi mesi. L'articolo del Corriere della Sera, scritto tra l'altro anche da Milena Gabanelli, fa addirittura un'analisi poi geografica del fatto che la Lombardia, da cui vi sto parlando io, ha raccolto da sola 100 di quei 500 milioni di euro. E quindi chiaramente è uno degli epicentri dell'emergenza, quindi è normale che sia così. Però questo tema e questa rapidità nel raccogliere queste risorse da privati, perché queste sono tutte risorse private, è un primissimo dato. DOXA stima che l'aumento di donatori, quindi di numero di persone che ha fatto una donazione rispetto a un periodo normale, è compreso tra il 30 e il 40%, che significa che la stima dà tra i 10 e i 12 milioni di italiani che hanno fatto una donazione in questo periodo. Questa è una buona notizia, chiaramente. La notizia meno buona è l'impatto che però c'è stato su tutto il mondo che di donazioni vive, quindi il terzo settore che vive di donazioni da privati, e che ha visto una contrazione fortissima di quelli che erano appunto i soldi che erano in grado di raccogliere in questo periodo dell'anno, in questo primo quarto, diciamo, quasi primo e secondo quarto dell'anno. Lì l'analisi interessante che vi invito a leggere è quello dell'Istituto della Donazione, che ha fatto un'indagine di un sondaggio di opinione in cui ha sentito circa 130 enti, a cui ha chiesto di quanto è l'impatto in negativo rispetto della crisi rispetto alle tue donazioni. Anche qua le risposte sono state preoccupanti. I numeri sono grossi. La maggior parte del campione ha dichiarato una contrazione tra il 40 e il 50% delle donazioni in questo periodo, che tra l'altro è un periodo, non è il periodo più ricco, perché quello è alla fine dell'anno, ma comunque è un periodo importante e soprattutto lungo, perché copre metà dell'anno, che significa che l'impatto che andremo poi a vedere sui bilanci alla fine dell'anno sarà consistente. Esiste poi un 11% di organizzazioni che ha dichiarato addirittura una contrazione del 100%, vuol dire che non hanno raccolto niente in questi mesi. E non è difficile da credere o da immaginare questa cosa. Noi ci occupiamo di vari canali di raccolta fondi per diversi clienti, e ad esempio abbiamo una serie di clienti che non direttamente con noi, però basano la loro raccolta sul face to face, quindi hanno il grosso della loro raccolta, avete in mente presente, no? Per ragazzi e ragazze con le pettorine nei centri commerciali, in strada, che chiedono sottoscrizioni regolari. Chi basa la sua sostenibilità principalmente su questo canale ovviamente è fermo. I ragazzi e le ragazze non possono stare in strada comunque non ci sarebbe nessuno, e quindi quel canale è totalmente fermo. Da un lato chiaramente crea un problema, perché ci sono migliaia di operatori che al momento sono fermi e non hanno misure, la maggior parte di questi non ha neanche misure, diciamo, di mitigazione di questo periodo di stop dal lavoro, e dall'altro le organizzazioni non hanno raccolto. La seconda cosa, che prendo un numero ancora più ampio di realtà, sono tutte le realtà che basano la loro raccolta sul direct mailing, quindi sull'invio di messaggi postali e il pagamento con bollettino postale in posta.
chiaramente la contrazione è stata forte, un po' perché i recapiti hanno subito dei ritardi ulteriori a quelli che già di norma ci sono, e un po' perché la gente in posta non ci va e quindi non fa le donazioni. Poi non immaginate quello che magari siamo abituati a fare noi, che paghiamo il bollettino col cellulare. Il donatore medio non ha questo tipo di attitudine, e quindi non stanno arrivando le donazioni. Abbiamo visto cose interessanti, una curiosa del Messaggero di Sant'Antonio, che ha fatto un articolo apposta sul proprio giornale per spiegare come si può donare senza andare in posta, e quindi in termini molto, molto semplici ha spiegato ai suoi donatori come avrebbero potuto donare, con una postilla alla fine: e comunque, se non ci riuscite, fatevi aiutare dai vostri parenti più giovani. Questo è stato la parte di curiosità. Dicevi, Rosa? Ieri c'è stato un intervento molto interessante di Roberto Di Mentelli, che ha lanciato, statisticamente è andato a vedere i numeri di come il donatore ha donato, no? E praticamente il bonifico aveva una percentuale molto bassa, cioè i donatori hanno tutti utilizzato, la maggior parte, dall'età dei 18 ai 60 anni, via web, e oltre i 60 anni non sono riusciti a prendere questo valore perché, come hai appena detto tu, alcune persone anziane soprattutto hanno chiesto ai nipoti di poterlo fare perché non riuscivano, esatto, a utilizzare questi strumenti. Questo è interessante rispetto a quello che dicevamo, soprattutto nella dinamica di aumento della base di donatori. Quindi quanti nuovi donatori, cioè persone che non erano, diciamo, particolarmente avvezze alla donazione, in questa emergenza hanno sentito più forte lo stimolo e quindi sono andati a donare. Quindi abbiamo allargato la fascia di donazione, che di solito è concentrata nella fascia più adulta della popolazione, si è andata ad allargare verso età più giovani. Questo, ripeto, è un fenomeno positivo, rientra in quell'ambito di positività. Purtroppo, diciamo, c'è un effetto collaterale, che è quest'altro. C'è stata un'intervista un po' di settimane fa del nostro presidente, di Maurizio Carrara, che tra l'altro è uno dei fondatori del CESVI e quindi ha anche lui un punto di osservazione particolare, un po' perché è e vive a Bergamo e un po' perché CESI è stato fortemente protagonista di questo momento di emergenza. E Maurizio faceva il collegamento fra quello che è stato l'emergenza tsunami, che lui ha vissuto direttamente con CESI, e questa emergenza. E la frase che mi ha colpito di Maurizio è stata proprio è come se l'onda avesse colpito noi. Lì siamo andati ad aiutare chi era stato colpito dall'onda, adesso noi siamo sotto l'onda. E quindi questa cosa, questo essere noi, non solo quelli che intervengono nell'emergenza, ma anche i soggetti, le persone che hanno subito il momento di crisi e di emergenza, cambia radicalmente le percezioni, e quindi poi c'è una ricaduta chiaramente anche a livello di raccolta fondi e del modo in cui comunichiamo. Sulla parte di comunicazione, secondo me, chi ha capito, le organizzazioni che hanno capito più rapidamente di altre come muoversi, sono state quelle che hanno cominciato a raccontare come i propri servizi, che non erano legati chiaramente alla ricerca o alla cura, sono cambiati nel momento in cui c'è stata appunto questa pandemia. Banalmente, Opera San Francesco, le mense sono chiuse. Hanno cominciato a distribuire i pasti in busta in vari punti della città. Raccontare questa cosa nelle prime settimane dell'epidemia chiaramente ha contribuito a far sì che si potesse parlare anche di altri angoli di quella che era l'emergenza, perché nelle prime settimane ne abbiamo parlato di numero di contagiati, di possibilità di vaccino, diciamo, ci siamo rivolti più, abbiamo rivolto più l'attenzione al mondo sanitario, quando c'era tutto un mondo, per esempio il sociale, assistenziale, eccetera, che non stava ricevendo, diciamo, l'attenzione che di norma riceveva. Quindi chi è riuscito a capire questa cosa e a modificare la sua comunicazione ha avuto più successo rispetto... Daniele, dimmi Rosa. Tra l'altro volevo mettere in evidenza, no, che, come tu hai accennato, che si sono messi in cantina alcuni strumenti di donazione, cioè dire i messaggi, no? Sì. Prima hai fatto dei casi tu, sono stati anche
anche quando siamo stati purtroppo indirettamente coinvolti in terremoti, in cui il donatore ha scelto di farlo attraverso gli SMS. Oggi non si utilizza più questo strumento, appunto si utilizza la PayPal o comunque la carta di credito. Poi, per quanto riguarda sai, hai parlato dell'URSS, hai parlato delle fasi, no? C'è stato ad aprile, praticamente poco tempo fa, adesso non ricordo la data, da Jeff Brooks di Fundraising, una pubblicazione che riguarda appunto le fasi che andremo a vivere in base all'urto della pandemia. Lo chiama urto perché comunque, come hai detto tu, questo pugno nello stomaco l'abbiamo ricevuto tutti, no? Lo stiamo vivendo, cioè io mi sento protagonista di questo momento. E ci sarà la fase 1, che viene detta quella di emergenza, cioè dire andiamo rapidamente, dobbiamo farlo perché comunque dobbiamo aiutarci. Poi vivremo sicuramente una seconda fase, che viene definita deslump, cioè il crollo, ok? E poi ci sarà quella l'onda un po' più lunga, quella di poter sopravvivere per poi arrivare alla normalità. Ora, alcune associazioni sono state ferme e quindi hanno preso in faccia l'urto. Altri, tipo l'AIL, ha subito risposto con una certa flessibilità, ma ricordiamo che l'AIL ha anche una bravissima fundraiser, in cui ha trasformato le sue potenzialità dal face to face al raccontarsi on web e dire: se tu vuoi il mio uovo, scrivimi, te lo porto io. Oppure, se non vuoi l'uovo, perché oggi vuoi donare un uovo sotto forma di moneta, è destinato verso un obiettivo chiaro, trasparente, perché voglio dire, è un'associazione riconosciuta da tutti, che gode di una grande reputazione. Quindi ci sono queste associazioni che hanno subito risposto, no? Sono state attenti. Ma ricordiamo chi ci sta ascoltando, che un'associazione innanzitutto deve avere un organigramma di persone che lavorano in quell'organizzazione e devono essere pagate, perché è un lavoro, non sono volontari. E se ci sono delle figure che hanno delle responsabilità, in questo momento assumono il ruolo di problem solving, cioè a dire, offrono le loro skills affinché si possa superare questo momento di difficoltà che è stato posto. Quindi è stato qua, vivremo una, come dire, quasi una selezione naturale di quelle associazioni forti, ma non voglio dire quelle grandi associazioni, lo sto dicendo, cioè associazioni in cui si sono organizzati, perché oggi, come dice Valerio Malandri, non è solo alzarsi e dire io faccio volontariato, io faccio, perché di questo urlo ce ne sono tanti, quindi chi ci ascolta non sa più distinguere la voce dell'uno o dell'altro, ma dobbiamo sapere comunicare. Scusami Daniele se ti ho un po' Ma ci mancherebbe, anzi, secondo me hai toccato un tema interessante, hai fatto un esempio molto interessante che è proprio quello di AIL con la sua, su come ha trasformato la campagna delle uova di Pasqua, che poi è una delle occasioni di raccolta fondi principali per quell'organizzazione. Sono state tante le realtà che hanno provato a modificare quelli che erano gli eventi previsti in questi mesi, che chiaramente non si sono potuti fare. Alcune hanno scelto di posticiparli, questa è stata una delle scelte che abbiamo visto. Altri hanno digitalizzato il più possibile quello che era l'evento, quindi hanno spostato dal fisico al virtuale l'evento di piazza. Noi seguiamo per esempio l'associazione dei dentisti italiani, quindi una realtà dal punto di vista associazionistico piccola e non particolarmente ricca. Loro hanno ogni anno una giornata in cui i dentisti offrono visite gratuite per il controllo per il tumore del cavo orale. Molto semplice. Ovviamente quest'anno non si potrà fare con le consuete modalità. Si stanno organizzando e li stiamo aiutando in questo per organizzare questa giornata in modo che le visite si possano comunque fare in maniera virtuale. Ovviamente non è la stessa cosa, ma almeno si comincia, comunque si fornisce un servizio e tutto il racconto e gli strumenti sono stati portati dallo studio del dentista a una piattaforma web che verrà sviluppata e in cui poi le persone potranno andare a capire come fare. Questo è secondo me un buon esempio
A me non piace tantissimo la parola reinventarsi, nel senso che non sono sicuro che renda bene l'idea, però è sicuramente un buon modo di pensare rispetto al momento attuale, di pensare in maniera, come dire, attuale, quello è il tema. È cambiata la situazione, devo pensare rispetto a questa situazione e agire rispetto a questa situazione. Quello che ho fatto prima posso già dare per scontato che difficilmente funzionerà, perché è cambiato così tanto il contesto esterno che per forza dovremmo ripensare e rivedere quelle che sono le nostre strategie, che siano di comunicazione, di raccolta fondi o che siano più ampie, perché è un dato di fatto che, giustamente tu lo dicevi, una buona parte del terzo settore ha preso un pugno nello stomaco. Una parte di quel segmento difficilmente riuscirà a rialzarsi con le sue forze, perché già prima aveva poche forze. Qui, secondo me, sono i consigli di amministrazione che devono cominciare a ragionare su uno scatto diverso. Noi abbiamo seguito negli anni tante realtà molto molto piccole che facevano la stessa cosa sullo stesso territorio. Due realtà di fatto identiche che separatamente operavano nello stesso territorio fornendo lo stesso servizio. Forse questo è un momento in cui poter ripensare questo modello iperparcellizzato e quindi in alcuni casi forse si può cominciare a ragionare su quelle che possono essere, uso un termine aziendale, ma il concetto è quello delle fusioni, quindi del mettere insieme quelli che sono gli asset e le forze per poter andare a creare quell'impatto che diceva anche Rossella prima, che è certo che è fondamentale per le realtà che coprogettano, eccetera, ma resta fondamentale per qualunque tipo di realtà quello di ottenere l'impatto più alto possibile. Tanti anni fa Gianni Milesi diceva: noi siamo misurati in quante buone azioni facciamo. Quello dovrebbe essere la misura, no? E poi quanto spendiamo per farle, eccetera, eccetera, naturalmente. Ma la prima cosa è quante buone azioni riusciamo a fare e su quello che dobbiamo essere misurati. È chiaro che in questo momento, se vogliamo tornare al livello di buone azioni di qualche mese fa che riusciamo a erogare, forse dobbiamo anche pensare a diverse tipologie di aggregazioni che ad oggi non solo sono possibili, ma diventano necessarie per poter portare avanti le nostre cause. Quindi questa forse è uno spunto su cui io mi sento, e con alcuni clienti stiamo già ragionando in questi termini. Per fortuna non sono situazioni estreme, per cui è necessario assolutamente, però sembrerebbe che si stia sviluppando anche una coscienza rispetto a questo, un superare quel quasi egoismo, quel voglia di forte protagonismo, mettiamola così, di molte realtà. Allora, Daniele, io infatti ieri poi Marco Limoncelli, che è presidente del Banca Preziosi, ha messo anche ha messo in evidenza che i donatori, li abbiamo suddivisi in tra nord, sud e centro, no? Più donazioni sono state date nel nord. Qui per una serie di motivi, perché comunque la pandemia ha colpito prima il nord, però le associazioni, e queste sono indagini statistiche che ci vengono ogni anno date dall'Istat, riconfermate anche dall'ASIS, al nord sono organizzati con la figura del fundraiser, che è importante, quindi significa, certo, dare un filo conduttore a una rete sociale, e soprattutto non, come dico io, clonarsi l'uno con l'altro, perché se esiste già un'associazione che si occupa degli anziani, non ne facciamo altre 10, ma cerchiamo di rispondere a quel need, a quella necessità che quell'area geografica ci sta richiedendo, se vogliamo fare volontariato, se vogliamo creare un'associazione, se vogliamo dare dei servizi. Adesso abbiamo altri 4 minuti, io vi leggo cosa scrive Gennaro Scalise, e quindi penso che Rossella e Daniele, poi non so chi di voi vuole fare la sua riflessione. Per gli enti pubblici penso si debba pretendere una regolamentazione simile alle gare d'appalto, in cui trasparenza ed evidenza pubblica siano il filo conduttore della distribuzione di fondi a sostegno della realtà del terzo settore. Molte volte si configura un settore grigio in cui si dà spazio anche ad una gestione a volte dubbia, che favorisce a volte i soliti noti
o gli sponsorizzati di turno. È un'osservazione più che altro, quindi non vediamo qua invece vi fanno i complimenti. Buongiorno, segue una cultura meno competitiva e individualistica, più cooperativa e solidale. Esatto, superare i protagonisti e costruire alleanze di sinergie e sostegno dei bisogni emergenti. Questo sicuramente, Alessandra, te ne abbiamo adito, siamo d'accordo anche noi. E poi il problema è che i decisori stanno prendendo decisioni che non tengono conto di quello che sia possibile e sostenibile. Il volontariato non può compensare i problemi della pubblica amministrazione e delle aziende. Bisogna diventare sempre di più, sempre più antifragili. Forse Marco, quando l'intervento, e qua siamo Rossella, quando Rossella parlava di copartecipazione, non significa che le associazioni decidono per le pubbliche amministrazioni, ma la pubblica amministrazione si interfaccia con le associazioni che rappresentano la voce parziale o totale di un problema, e insieme si elabora un progetto che possa avere un impatto sociale consistente su quella fascia territoriale. Rossella, non so se sono d'accordo con me o aggiungerei sicuramente qualche altra cosa che mi sfugge. No, certamente sono d'accordo, anche Daniele l'ha sottolineato quanto è necessario superare un approccio concorrenziale e invece favorire un approccio collaborativo. Però io vorrei anche dire un'altra cosa. Se io parlo di lobbying, spesso le persone interpretano in Italia, perché nel mondo non è così, le interpretano come un'azione poco corretta, poco trasparente, che favorisce gli interessi, che ne so io, di grandi industrie multinazionali, eccetera. Invece l'attività di lobby è fondamentale, se anche questa chiaramente deve essere gestita in modo professionale e trasparente, ma secondo me quello che manca un po' al terzo settore, in alcuni casi, è un'attività di lobbying fatta insieme, quindi unire la voce e anche la potenza, perché comunque sappiamo che i numeri sono molto importanti, per far sentire il peso appunto delle proprie idee, delle proprie richieste, dei propri bisogni anche alle istituzioni. Quindi, se posso permettermi di dare un suggerimento, io lavorerei anche in questa direzione, non solo quella della collaborazione tra enti, ma quella di un rafforzamento dell'intero settore nei confronti delle istituzioni. Non so cosa pensa Daniele su questo. Allora, su questo io sono fortemente d'accordo, e devo dire che sulla riforma del terzo settore, ad esempio, un lavoro purtroppo solo da parte delle grosse organizzazioni è stato fatto proprio di lobby, di lobby professionale, e si è riusciti a ottenere qualcosa che porta risultati. Sarebbe bello riuscire a fare un'attività di questo tipo anche in rappresentanza di quelle che sono le realtà piccole, che poi sono la maggior parte delle realtà che ci sono. È chiaro che qua la capacità di mettersi insieme diventa ancora più importante. Ci sono delle entità di secondo livello che sicuramente lavorano in questo senso, il forum del terzo settore per esempio, però quello di cui ci siamo resi conto è che c'è bisogno di più soggetti che operano in relazione con i policy maker, con la pubblica amministrazione in generale, per poter portare avanti una serie di istanze di vario tipo, cioè dal 5 per 1000 al il bando del comune per l'assegnazione del servizio sociale X o Y. Quindi ci sono davvero mille ambiti. Tra poco ci chiederanno il collegamento. Io volevo ringraziare Alessandra Fornaci, perché ci ricorda che esiste già l'Open Government Partnership per favorire questo tipo di collaborazione. Quindi diamo comunque merito al nostro governo, ne parliamo sempre, non ci esprimiamo sempre in modo negativo. C'è tanto da costruire, lo faremo, soprattutto perché gli italiani, una volta che sono caduti per terra, hanno la capacità di rialzarsi.
Rossella, Daniele, veramente grazie per questo buongiorno, per questo risveglio mattutino con un allenamento mentale non indifferente. Spero di rincontrarvi in futuro, magari davanti un caffè o comunque in un altro posto. Ci rivediamo, ci risentiamo e ascoltate tutti i video. Ciao Rossella, ciao Daniele. Ciao, grazie a tutti. Ciao, altre domande, ma non riusciamo a rispondere, quindi se volete contattare i nostri relatori magari tramite LinkedIn, penso che vi potranno rispondere. Grazie per la vostra presenza numerosa, eravamo 230 persone. Ottimo. Ciao. Ciao, grazie.